Salve care amiche ed amici, spero vi incontriate bene. Salve a tutte e tutti coloro che mi seguono nel mio canale di YouTube, perché io non carico i video in altri canali, e quindi salve a quelli che mi guardano anche, perché quelli che non mi guardano e neanche mi seguono non li posso salutare. Vorrei, se mi seguissero, se mi guardassero. Vabbè, io ieri ho fatto un video, oggi ho occasione di farne un altro, ma visto che non ho a disposizione il Nokia Asha 302, mi sto filmando e poi ritaglierò il video con il mio vecchio cellulare, che ancora funziona molto egregiamente, il caro vecchio Samsung Galaxy Young 5360, che ha una risoluzione di 2 megapixel, però con una camera molto vecchia del 2011. Ma bando alle ciance, qualsiasi cosa significhino queste ciance, e dimessi i panni del capitan Santenchan, questa volta come Santenchan, quindi in abiti civili, vi voglio parlare del tema del giorno, che ho visto facendo colazione a quel programma che ogni tanto cambia titolo, Estate Calmi, eccetera. Non so se ancora continuano a parlare. Estate con noi. Ma io l'ho detto, smattivo i 1060. No. Estate in diretta. Estate in diretta. Prima era estate calda, parlavano, ecco, e parla dura tutta la mattina, sembra. Non so in che canale lo fanno della Rai. Rai, beh, vabbè, qua si leggerà Italia. Credo che sia Rai 1. Appena fatto colazione mi viene da sbriciolare il tavolo. Allora, in questo programma della mattina della Rai, che adesso dice Estate Italia, ma prima diceva Estate Calda, Estate, parlavano dell'immondizia a Roma e dei sorci, che sono un flagello. Beh, innanzitutto si sa da decenni che si dice che la civiltà occidentale del consumismo morirà affogata nei suoi propri rifiuti, escrementi, liquame, spazzatura. E quindi bisogna trovare una maniera per veramente pratica di riciclaggio, tanto dell'umido come del plastico, perché se ci pensate un po', riciclare il plastico costa energia, invece produrre del plastico nuovo costa di meno, costa di più il riciclato che non... Bisogna trovare una maniera quindi non di riciclare il plastico, magari di bruciarlo per produrre bioenergia. Per esempio ci sono dei batteri che consumano determinati plastici o gomme. Nel consumo di queste sostanze plastiche i batteri rilasciano caldo e anche energia, quindi si possono fare delle centrali batteriologiche energetiche, bioenergetiche, nei quali i rifiuti organici ed inorganici sono processati da questi batteri che riciclano il plastico e l'organico. Ma non era quello di cui vi volevo parlare. Io vi volevo parlare del fatto che vedano i sorci o i topi come una piaga. Invece sono le creature più intelligenti che ci siano. Io non so perché a Roma i romani si lamentano dei sorci. Io da piccolo ho avuto 2 criceti che erano veramente molto intelligenti, molto affettuosi, molto buoni, molto delicati. E poi dal 2000 al 2004
2005, ho avuto tre porcellini d'India. Una mi ha vissuto 4 anni e no, 5 anni e mezzo. Altri due poverini per malattia sono morti a un anno e mezzo e 2 anni, una cosa così. E io so come anche le cavie, i porcellini d'India, siano animali sensibili, buoni. Perché prendersela con i sorci romani? Prima gli dai la mondezza, tutti i negozi, gli scarti, il pattume di mangiare che c'è, e poi gli stermini in massa. Questo provoca, in quegli animali così sensibili, una grande ed inutile sofferenza. Sarebbe come che grazie alla scienza e agli apporti della medicina, la razza umana si è moltiplicata così tanto, passando da una popolazione che qualche secolo fa era di centinaia di migliaia di abitanti, forse si arrivava a 1 miliardo, scarsamente, ai quasi 8 miliardi di oggigiorno. E qualcuno dall'alto dicesse: com'è infestata la terra di esseri umani? Ecco, riportiamo la popolazione a 100 milioni di persone. Su quale logica? Su quale diritti? Quindi si è dato tanto da mangiare ai sorci nella capitale, non soltanto ai sorci con 4 zampe, ma anche ai sorci con 2 zampe. Vedi il Parlamento, Senato e deputati, che poi si rinnovano tutti i partiti perché nulla cambi. E adesso gli si vuole sterminare. Soprattutto i sorci, i roditori di 4 zampe, sono più nobili di quelli di 2 zampe, siano politici o no. Ma io dico, perché non lanciamo una campagna diversa? Perché pensare sempre ad uccidere con slogan del tipo «Uccidiamo Mickey Mouse»? Ma vi sembra giusto? Vi sembra intelligente? No, io direi di lanciare altre campagne. Vacciniamo e sterilizziamo i topi della urbe. Oppure, e anche, adottiamo, che ogni famiglia adotti come minimo un topo, secondo dei calcoli statistici, che non so per la verità su cosa siano fondati, ad ogni famiglia, ad ogni individuo corrisponderebbero, non so se una ventina o oggigiorno, che c'è stato un boom demografico dei topi dell'urbe, un centinaio di topi. Quindi una famiglia potrebbe idealmente adottare 1 migliaio di topi. Si possono adottare in casa, oppure si possono adottare alla distanza. Nel senso che c'avevo un po' di acqua al naso, nel senso che adottarli alla distanza, tanto già il mangiare ce l'hanno nei cassonetti dei rifiuti, semplicemente si darebbe lavoro all'ANAS e alle USL o ASL di vaccinarli e castrarli e sterilizzarli, quindi, e non farebbero più male a nessuno, e in questo modo, non uccidendoli poverini come si faceva nei gulag e nei lager e nei campi di Pol Pot in massa, che è uno spettacolo atroce, orrendo vedere come agonizzano quelle povere creature, i poveri topi, ma sterilizzandoli, basterebbe passarli per raggi X in un certo modo, costerebbe pochissimo. Ridurremo la popolazione di topi, perché chiaramente non potrebbero più proliferare. Quindi, non so, a Roma ci sarà 1,5 miliardi di topi. Quanto ci può costare? 100 milioni di euro. Però io credo che gli ambientalisti, che sanno che i topi fanno parte dell'ecosistema e che sono indispensabili, e gli animalisti, che non vogliono la vivisezione e quindi non vogliono anche lo sterminio di specie animali, vogliono preservare il sorcio romano,
il topo di fogne da inutili torture e da una fine ignominiosa, impietosa, perché veramente avvelenati si dissanguano da dentro. E il topicida fa questo, provoca gravi emorragie, magari hanno un'agonia di minuti, ore o interi giorni. E noi ci dovremmo sentire in pace con la nostra coscienza quando vediamo dopo che raccolgono per le strade o nelle cloache chili e chili di topi morti in questo modo, convulsionati, dissecati, che hanno vagato agonicamente per giorni, quasi ci avessero la rabbia. È come si riempiano camion con borse piene di topi morti. Non mi sembra civile nei confronti di questi poveri animaletti che sono molto intelligenti. Dopotutto riescono a vivere della nostra disorganizzazione. Quindi sono molto intelligenti. O noi, e soprattutto chi gestisce le opere pubbliche come la raccolta dei rifiuti, è molto stupido, perché noi si tira la spazzatura fuori dal cassonetto, perché quelli che ogni settimana, oggigiorno, ritirano la spazzatura dal cassonetto, non sterilizzano il cassonetto, non ricambiano i cassonetti rotti, perché c'è molto vandalismo, che strappano il coperchio, il cassonetto, e quindi tutto il grasso che cola fuori dai ristoranti si dovrebbe ritirare subito lo sporco. Poi c'è da dire che per una norma a livello europeo che dice che dopo la mezzanotte bisogna buttare tutto il cibo prodotto, ci sono dei ristoranti che sono aperti fino alle 3 o alle 4 del mattino o 24 ore al giorno, quindi hanno preparato del cibo fresco alle 23:30, lo devono buttare a mezzanotte, ma è cibo che non ha neanche un'ora di preparazione. Invece di andare ai vari centri di assistenza dei barboni a portare quel cibo, no, non lo possono neanche regalare. Di norma, se io faccio del mangiare in casa, lo metto in frigo 2 o 3 giorni, non sono tenuto a dare la data di produzione se il cibo lo regalo a un vicino di casa. Poi magari se gli viene una colica renale, sono cazzi suoi. Invece se ho un locale di ristorazione, sono obbligato a mettere la data e l'ora di produzione e esattamente allo scadere della mezzanotte lo devo buttare nel cassonetto, quando è perfettamente commestibile, tanto dai clienti del locale, che magari rimane aperto 24 ore, quindi quel cibo può durare 5 o 6 ore, perché magari è una tavola calda in un aeroporto. Viene gente che ha un fuso orario differente e vuole pranzare o cenare alle 5 del mattino. Che fa? Ancora non si è adattata al fuso orario, magari fanno un tour per l'Europa e vogliono alle 5 del mattino assaggiare le lasagne, o la pasta alla carbonara, o la pizza. Allora, innanzitutto quello, la maggior parte della monnezza provocata dalle rosticcerie, dai locali di fast food, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, panatterie, si potrebbe già eliminare dando quel cibo ancora perfettamente consumabile, perché prodotto qualche minuto prima della mezzanotte o qualche minuto dopo, a luoghi di assistenza, dove ti assicuro che purtroppo per la crisi economica nella quale ancora ci troviamo in Italia e per tutta l'immigrazione legale ed illegale, persone affamate non mancano mai. Ad uno privo di sussidi alimentari, ti assicuro che importa poco se gli danno da cenare alle 8, alle 20 di sera, alle 22, alle 24, alle 5 del mattino. Vuol dire, invece di fare colazione alle 8, mangerà delle pappardelle
alle 5 del mattino. Vorrà dire che prenderà dei maridozzi con la panna a cena. Cioè, si dà quello che si può. In ogni città ci si organizza, non solo a Roma, per accogliere non i rifiuti, tutto quel cibo che per norma europea non può essere più venduto perché fatto prima della mezzanotte. Lo devono buttare, buttare per buttare, e darlo da mangiare a qualcuno che è ancora sano quel cibo. E ci sono molti pensionati che non hanno il coraggio di andare a reclamare il cibo perché non se la sentono di dichiararsi poveri o sotto il limite della povertà. In Giappone, che sono molto più civili di noi, hanno uno stratagemma. Credo in Giappone, non so se nel nord dell'Europa. I locali di ristorazione di qualsiasi tipo e di produzione di cibo lo mettono in cassette. Poi mettono un banco e mi sembra che lo stratagemma è scrivere, non so in che paese era o qualche stato degli Stati Uniti, assaggi, dimostrazioni. Siccome la gente c'ha anche una certa autodisciplina, non va a qualsiasi, come faremmo noi a Roma o a Napoli, che va magari uno col Mercedes e si carica a scrofo il portabagagli. No, vanno le persone che realmente lo necessitano, come succederebbe una cosa così in Svizzera, in Svezia, in Olanda, che sono molto civili. Chi non ne ha bisogno non prende quel cibo gratis. Chi ne ha appena bisogno, come pensionati che anche nel centro e nord Europa magari prendono 1000 euro ma lì servono 2000 per vivere, una persona singola di una certa età, allora si avvicinano a prendere quelli campioni, quel campionario gratis, nella misura in cui ne hanno veramente bisogno, ciò di cui hanno bisogno, perché le scatolette sono trasparenti, primo, secondo, dolce, bibite gassose che magari hanno una scadenza ravvicinata, cappuccini, eccetera, vanno a prendere, a ritirare quei prodotti le persone che veramente ne hanno bisogno. Gli altri si astengono. Quindi io proporrei di fare lo stesso in ogni gestione alimentare, perché poi succede che magari se la raccolta è da parte di qualche opera di beneficenza, molto va di strutture ed infrastrutture. Quindi si spende del denaro per distribuire del cibo gratuitamente. Invece a costo zero sarebbe che lo stesso negozio mette un bancone nella strada e che gli indigenti si servano. Dopo la mezzanotte a Roma, sai quante persone che vivono per la strada andrebbero a cibarsi di quel cibo? Ci sono molti ristoranti e trattorie 5 stelle. Sarebbe una buona occasione perché i nostri indigenti, i nostri poveri pensionati ed anche gli extracomunitari illegali assaggiassero qualche prelibatezza a 5 stelle dei ristoranti casareccci romani, magari che hanno 5 stelle nella guida Goodyear o Michelin. Magari anche diversi qualche Lambrusco o qualche Sangiovese o qualche... Allora, adesso mi sono scordato. O qualche Chianti che sta per diventare Porto Aceto. Beh, il video è venuto molto largo perché ho parlato anche di come riciclare il cibo senza che vada alla spazzatura, così non andrebbe a alimentare i sorci. Cioè, ridistribuirlo fra chi ne ha meno. Perché questo di buttare il cibo prodotto prima della mezzanotte è un'ingiustizia. Tanto chi ha soldi per andare al ristorante non lo vuole, vuole mangiare nella tavola del ristorante. Però volevo dirvi, perché prendersela con i sorci se sono delle creature così tanto tenere, dolci, carine? E poi un'altra cosa, prima gli diamo mangiare ad UFO e quindi proliferano in una maniera pazzesca e poi ci dedichiamo a sterminarli. Comunque,
Anche se ho fatto questo video con il Samsung Galaxy Yung 5360, vi lascio. Niente paura, non si è voluto suicidare il cellulare. Ma vi lascio da un'altra occasione. Ciao dal vostro Santen Chan. Grazie per seguirmi.